Grazie Presidente. Con questa mozione andiamo a dire molto chiaramente che fino ad oggi in questa amministrazione c'è stato un sonoro errore tecnico di valutazione da parte degli uffici. La norma che dice che dal 1 gennaio del 2018 è possibile destinare, cioè tornare a quello che era l'impianto della vecchia Bucalossi, per cui gli oneri di costruzione sono legati sì all'impianto, alla costruzione delle opere, ma anche alla manutenzione delle stesse, ritorna esattamente così come era nella legge 10 Bucalossi, dal 1 gennaio del 2018. Fino ad oggi invece gli uffici ci avevano rappresentato che valeva la norma precedente, che usciva fuori ovviamente dall'ultima attività a livello governativo del 2015, governo Renzi, per cui le amministrazioni potevano destinare il 100%, potevano, quindi anche non potevano destinare il 100% degli oneri urbanistici anche alla manutenzione. Nel 2007 era il 75%, nella legge, il testo unico sull'edilizia 380 del 2001 era il 50%. Quindi, come vedete, questo Stato ha fatto un percorso negli anni per cui gradualmente ha tolto quello che era comunque un capitolo di finanziamento fondamentale per i territori per andare a manutenzionare le opere. Un fatto di una gravità inaudita ed è ancora, ripeto, più grave il fatto che sia il Consiglio che dica agli uffici che dal 1 gennaio è intervenuta una norma che ripristina quello che dettava comunque la matrice di base dell'impianto della legge Bucalossi. Perché dico questo? Perché, come sapete, abbiamo in questa fase amministrativa un qualcosa che determina un ritardo rispetto alla manutenzione del verde. Ora, parliamo di questo ritardo rispetto alla manutenzione del verde. Com'è possibile che una città che ha 44 milioni di metri quadri di verde non abbia all'interno del suo impianto di bilancio in conto spesa corrente quello che è il fabbisogno che deve andare a soddisfare le esigenze essenziali, quindi lo sfalcio? Com'è possibile che non è mai stata fatta questa attività? Perché noi abbiamo ad oggi un bilancio che non ha questo tipo di risorse per soddisfare questa esigenza essenziale? È perché evidentemente negli anni questa amministrazione è stata educata a sbattersene altamente di questo tipo di attività. Non voglio parlare ovviamente di quello che sta all'interno dei tribunali legato a tutti gli affidamenti diretti ad imprese private. La Il invito ad punto è, un linguaggio grazie più consono, Presidente, il consigliere. punto è molto semplice. Bisogna andare verso una definizione di quelle che sono le esigenze essenziali che devono essere assolutamente finanziate da quelle che sono comunque le partite ordinarie. E nel caso in cui c'è la necessità, come in questo caso, di poter anche utilizzare degli oneri di costruzione, di poterlo fare. E noi vorremmo avere degli uffici che ci indicano queste strade, non che ci nascondono le norme vigenti. Grazie. A lei.